Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati col Venezia, signori miei, per la rincorsa al triplete. Nella scorsa partita abbiamo battuto il Paris Saint-Germain 3-1 in Champions. Ora ritorna il campionato e ce la dovremo vedere contro l'Atalanta. Detto questo ragazzi, prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto che state dando e che darete a questo Venezia nella rincorsa al triplete. Vi ricordo che se mi volete seguire sui social mi trovate come Maullo941, link in descrizione. Se volete supportare il canale con delle piccole donazioni, lì in descrizione trovate il link per poterle fare tramite PayPal. Detto questo, ragazzoli, procediamo con il video. Ok ragazzoli, allora, formazione sistemata. Ovviamente giochiamo con gli 11 panchinari, diciamo. Dell'Orco pronto a subentrare se ce ne sarà l'occasione, se la partita si metterà abbastanza bene. Sono già andato avanti con i giorni, andiamo, siamo ospiti dell'Atalanta, quindi noi siamo fuori casa, non perdiamo tempo, scendiamo in campo. Ok ragazzoli, ci siamo. Atalanta-Venezia, partita di Serie A. Ovviamente il nostro obiettivo sono per forza i 3 punti, raga, perché la Juventus è sopra di noi di 2 punti. Quindi dobbiamo per forza mantenere un passo di vittoria, perché se perdiamo punti nei confronti della Juve, raga, la cosa si mette abbastanza troppo male per noi. E noi ovviamente abbiamo sempre la nostra maglietta, quella principale, quella nero, arancione e verde, e invece l'Atalanta, nonostante stia giocando in casa, ha la seconda maglietta che è quella bianca. Ma perché noi abbiamo la maglietta portafortuna, signori miei! Mamma mia, che grande azione! A momenti si sono scontrati il portiere, il difensore centrale e il difensore dell'Atalanta. A momenti riuscivamo a rubare la situazione. Attenzione, però, Isak. Allora, siamo partiti bene, però stiamo sbagliando troppo. Siamo partiti bene, però stiamo sbagliando troppo. Abe, non me li devi fare questi falli, porca miseria. Meno male che ti ha graziato, meno male che ti ha graziato. Dai, non rompere le scatole, quell'altro viene a chiedere l'ammonizione. Va bene così, però questi falli non subito così a inizio partita non vanno bene. Isak Newton, ok, bello così. Bello, dai, raga, stiamo a dormire. Raga, no, questa cosa non va bene. Questa cosa non va bene. Stiamo dormendo un poco troppo. Bravo, Mbarabacicicocco, che cerca Isak. Che bello l'1-2 tra Wood e Isak. La può mettere già subito in discesa. Isak. La piazza respinta. No, l'abbiamo tirata fuori. Ma porca miseria, ma porca paletta ambriaca. Che errore di Isak. E poi Beni Benitez non riesce a chiudere abbastanza l'angolo. Pensavo ci riuscisse. Invece non è riuscito a chiudere abbastanza l'angolo. Forse se mi sarei dovuto fermare e cercare un passaggio più sicuro. Invece ho voluto tentare il gol di perfezione e ho fatto la stupidaggine assoluta. Ah, Baker va al bar, attenzione all'Atalanta che sul lato di destra cerca di arrivare sul fondo, è fuori gioco netto, arbitro, cioè è fuori gioco tutta la vita. Va bene così, dai Plizzari. Dai Plizzari, palla a terra, Plizzari, Ampadu, Ambarabat, Cicicocò, Ambarabat per Baker per Ambarabat per Wood per Isak, vede Castagna che è in posizione regolare, Castagna in posizione regolare, si ferma, torna indietro Castagna, vede il passaggio al centro libero per Wood che riesce a girarsi, Wood non riesce a prendere il tiro, allora la palla arriva Ambarabat, Cicicocò per Isak, che libera il destro, Isak la piazza ma tira sul portiere, comunque non ha liberato il destro, ha liberato il sinistro. Rinvio del portiere, palla al centrocampo, spizzata di testa, ma la palla arriva al difensore del Venezia, che la rigira al centrocampo, palla che arriva a Baker per Isak, gira su se stesso, fai una trottola che non serve a nulla. Attenzione al contropiede bruttissimo dell'Atalanta, attenzione, Vido è da solo contro Plizzari, esce Plizzari, Atalanta in vantaggio, signori miei. E si era capito, raga, stavamo sbagliando troppo e loro con una bella azione si sono portati in vantaggio. Atalanta 1 con Vido, Atalanta 1, Venezia 0, Luca Vido. Ho capito, terzo gol in Serie A e lo doveva fare giusto contro di noi. Va bene, ok, partita tutta da rimontare. Tutta da rimontare, ma noi siamo il Circo Venezia, raga. Chi ha visto questa serie dai primi episodi sa perfettamente che noi siamo il Circo Venezia. Non ci spaventa nessun risultato, raga. Non ci spaventa nessun risultato. Siamo in grado di fare qualsiasi cosa. Attenzione, Castagna per Wood. Dove vai, Wood? Dove vai? Ma perché l'ha data a Wood? Che c'era Isak completamente libero e tranquillo in aria. Nel senso libero, no. Però la palla gli sarebbe arrivata bene. L'Atalanta riparte sul lato di destra. Attenzione, ancora. L'intervento scivolata. Bello, è nostra? No, è loro. Ma non è vero, era nostra questa palla.
L'Atalanta, bello così, bello errore dell'Atalanta che ora si sente sotto pressione. Il Venezia ne deve approfittare. L'Atalanta ha trovato il gol del vantaggio, ma non è sicura in campo. Attenzione ancora, Isak per Wood che vede ancora Isak che vede Castagna libero. Pareggio del Venezia, bellissimo, signori miei. Pareggio bellissimo del Venezia in gol. Timothy Castagna, bellissimo, bellissimo. Guardate lì Isak, invece lì poteva tirare, invece colpo di tacco e pallone perfettamente all'angoletto di Castagna. 1-1 tra Atalanta e Venezia al 30esimo. L'avevamo detto, raga, noi siamo il Circo Venezia. Non abbiamo paura di niente, siamo pronti a giocarci qualsiasi tipo di partita e siamo pronti a fare qualsiasi tipo di risultato praticamente. Quindi ce la giochiamo tutte a viso aperto. Dai, recupera sta palla buona così, palla messa fuori, palla per il Venezia Castagna. Ora il Venezia deve sfruttare il momento, deve sfruttare la situazione, palla per Isak che però è da solo. Isak deve riuscire a girarsi bene. Isak per Abe per Benitez. Benitez che vede Laird completamente libero sulla destra. L'accelerazione di Laird, la crossa pulita, palla al centro dove non c'è nessuno però. Palla al centro dove non c'è nessuno. 34esimo, rinvio dell'Atalanta, stacca di testa Amrabat, Cicocco, la palla arriva a Wood subito per Castagna, Castagna per Isak. Isak riesce a fare un movimento che vede in profondità Castagna! Venezia 2, signori miei, Atalanta 1, Timothy Castagna, la ribalta lui, pauroso, ancora assist di Isak Newton. Secondo assist di Isak Newton e secondo gol di Castagna. Porca miseria, mamma mia, signori miei. Grande Timothy che trova l'ottavo gol in Serie A. Grande Timothy. Bella così, bella così. Partita ribaltata. Adesso la partita ha preso un'altra forma, ovvero totalmente in discesa per noi del Venezia, completamente in salita per l'Atalanta, che non ha saputo sfruttare il momentum praticamente di gioia del gol, ma si è fatta non solo rimontare, ma non solo pareggiare, ma superare praticamente. Adesso pallone che gira nel cerchio di centrocampo. L'Atalanta deve un attimo riorganizzarsi le proprie idee. Però ci sta riuscendo bene con un bel contropiede. Attenzione a Vido ancora, Vido da solo davanti al portiere. Plizzari cerca di uscire. Questa volta gliela para. Questa volta Plizzari riesce a chiudere lo specchio alla porta e Venezia cerca di ripartire subito. Venezia cerca di ripartire velocemente. Wood, il pezzo di legno Wood se ne va con un bel dribbling. Wood è da solo. Wood è da solo ma è lento come non si sa che cosa. Wood viene strattonato. Wood viene strattonato da tira. Attenzione sul rimpallo. Oh, arriva Beni Benitez al 44esimo che con una danza spagnola festeggia il gol che potrebbe aver tagliato le gambe all'Atalanta, signori miei. Wood resiste fisicamente, trova il tiro. Parata del portiere dell'Atalanta, ma sulla respinta c'è Beni Benitez. Contropiede distruttivo. Contropiede pauroso del Venezia. Venezia 3, Atalanta 1, il nostro Jesus. Benitez, ho anche soprannominato dalla curva Beni Benitez. Dagli così, 3-1, 3-1, siamo 3 minuti di recupero alla fine del primo tempo. Alla fine del primo tempo 3 minuti di recupero. Se n'è già andato il primo. L'Atalanta comunque cerca di rimanere in partita. L'Atalanta cerca comunque di rimanere in partita. Adesso si sta se giri di palloni dentro l'area di rigore del Venezia che ora riesce a uscire, ma finisce qui il primo tempo, signori miei. Il primo tempo se n'è andato. Il primo tempo se n'è andato. E ci siamo, e ci siamo. Partita che si era messa completamente male per il Venezia col vantaggio dell'Atalanta. Col vantaggio dell'Atalanta, un gol di Vido. E poi è uscita il Venezia pesantemente. Il Venezia è uscito pesantemente con una doppietta di Castagna e un gol di Benitez. Un gol di rapina di Benitez, praticamente. Però sono quei gol che valgono. Quindi siamo 3-1, bella così. 3 punti che al 90% saranno portati a casa e la corsa verso il triplete può continuare. Il sogno triplete per questo Venezia può continuare. Ora vediamo cosa succede. Rinvio di chi è il portiere dell'Atalanta? Non l'ho letto. Inizia con la C, ma non ho capito chi è. Pallone al centrocampo, recuperato ancora dal Venezia, che però, sì, Wood riesce a recuperare il pallone sul rimpallo. Palla che cerca di arrivare a Beni Benitez, ma non arriva. Allora l'Atalanta cerca di ripartire sul lato del cerchio di centrocampo, palla sul lato di sinistra per Aguirre viene chiuso da Laird, Laird cerca di controllarlo. Scivolata a vuoto, arriva Carraro, Carraro la gira per Openà in aria. Ed è gol. 3-2 dell'Atalanta, signori miei. Ha segnato Openà. Ho avuto paura perché
Ho avuto un attimo perché non ho capito se gli avessi dato il gol o il rigore, perché abbiamo fatto un intervento in area da codice penale praticamente. Però gli ha dato il gol, gli ha dato il gol. Bello, bello questo gol. Guardate che intervento da codice penale, mamma mia. Se la palla usciva fuori penso gli dava il rigore, però una volta che è entrata dentro. Openda, no scusate, Openda. Atalanta 2, Venezia 3. Venezia, l'Atalanta che comunque è in partita, signori. Quindi attenzione, non caliamo troppo, non corriamo troppo sul carro dei vincitori, ma stiamo un attimino tranquilli e giochiamoci la partita fino all'ultimo. O troviamo l'ultimo gol e chiudiamo completamente la situazione, o cerchiamo di mantenere un buon possesso palla. Perché se no, dico, questi sono agguerriti. Questi sono pesantemente agguerriti, non so in che posizione di campionato sia l'Atalanta, però diciamo che sembra molto l'Atalanta della vita reale, che praticamente è una macchina da gol, non si fermano davanti a niente, però bello il recupero di Laird. Laird per Ampadu, Ampadu per Plizzeri, Plizzeri per Kumbulla, Kumbulla per Abe, Abe per Wood, Wood per Isak. Bello il contropiede del Venezia che poi l'apre sul lato di destra per Beni Benitez. Beni Benitez cerca di arrivare in fondo. Beni Benitez troppo lungo. Isak, mannaggia. E poi niente, pallone messo fuori dall'Atalanta. Palla che Isak cerca di recuperare, ma non riesce. Siamo al 62esimo, signori miei. Beni Benitez va in chiusura. Rimessa laterale per l'Atalanta. Rimessa laterale per l'Atalanta. Ci sono le prime sostituzioni proprio per l'Atalanta. È uscito Valzana, è entrato Escalante. Non so chi sia nell'uno o nell'altro, però in tutto questo l'Atalanta sta attaccando sul lato di sinistra con Aguirre. Aguirre chiuso da Laird. Laird la mette in calcio d'angolo. Bravo Laird. Buona la lettura difensiva di Laird. Pallone messo in calcio d'angolo. Non è la situazione migliore del mondo. Stacca di testa l'Atalanta, ma la palla è fuori. La palla è fuori. Non so chi abbia sbagliato, ma a noi sta bene così. L'invio di Plizzari completamente sbagliato. Che cosa ho fatto? Che cosa fa esci Plizzari? Mamma mia, signori miei, che erroraccio. Non avevo visto che il giocatore dell'Atalanta era troppo vicino. Pensavo ci fosse lo spazio per effettuare il passaggio, invece per pochissimo praticamente. Non ci hanno fatto il gol del 3-3. Attenzione all'Atalanta. Sì, la sto prendendo un poco sotto, troppo sotto campo questa partita, raga. E non va bene, non va bene. Questi ci possono trovare il gol all'ultimo minuto e ci fregano pesantemente. Quindi cerchiamo di stare concentrati. Adesso l'Atalanta sul lato di destra cerca lo spazio. Pallone passato indietro. Riesce a trovarsi lo spazio su quell'auto. L'Atalanta, attenzione, bello però l'anticipo di Amarabacci Cicocco che si deve liberare il pallone. Palla per Ampadu. Ampadu la gira sulla fascia per Baker. Baker rallenta un attimino, ma riesce comunque. La palla arriva comunque dopo una serie di passaggi a Isak. Isak 1-2 con Wood. La palla torna a Isak. Attenzione, Isak. Isak. Isak al limite dell'aria. Cerca, ma no, la traversa no, raga. Ma non ci posso credere. La traversa di Isak, no. Mamma mia, che solettata. Ma porca di una paletta ambriaca, raga, al 74esimo, traversa di Isak, che avrebbe potuto chiudere la partita, signori miei. Un 4-2 penso che sarebbe stato oramai chiusura di partita. Invece così manteniamo questo risultato in bilico, manteniamo accese le speranze dell'Atalanta e questa cosa non va bene. Infatti l'Atalanta recupera palla sul lato di destra e cerca di ora attaccare. Parte in contropiede, palla al limite, attenzione. Non te lo perde, non te lo perde, mamma. Dalla dietro, ok, con calma, palla che è arrivata a Plizzeri per una serie di confusi passaggi. Ora palla aperta sulla fascia destra per Laird. Laird che vede Abe si ferma e gira e vede Amarabacci Cicocco. Amarabacci Cicocco che gli viene già chiusa la traiettoria di passaggio. Palla che comunque arriva a Wood per Isak. Isak che è chiuso malamente e torna indietro. Amarabacci Cicocco poi a Kumbulla. 81esimo, il Venezia deve tenere. Ehi, bei, 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 riesce a passarla, ma fuori gioco di Beni Beni. A Benny mio, devi star concentrato però. Fuori Vido, dentro Muriel. È Muriel quello lì? Ora vediamo. Sì, è uscito Vido ed è entrato Muriel. Porca miseria. Attenzione, c'è un giocatore del Venezia a terra. Non capiamo perché c'è un giocatore del Venezia a terra sul rinvio dell'Atalanta. Non lo capiamo. Attenzione. Isak ci prova alla sparapacchia fuori però, porca miseria, Isak. Isak. Più concentrato se fai questi tiri. Dai così. 84esimo, 84esimo, rinvio del portiere, palla al centrocampo, stacca di testa, la palla arriva a Amarabacci Cicocco che vede Wood, nessuno lo va a chiudere, nessuno chiude Wood e poi sbaglia Wood in movimento. Pallone aperto, attenzione. Benitez, no, il contropiede pesante, Capone, Kumbulla deve cercare di andare a chiudere, Kumbulla deve cercare di andare a chiudere senza perderlo, se l'è persa, attenzione,
Ambrabacci Ciccola mette fuori per Castagna, 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 vede Wood che vede Isaac, praterie per Isaac, praterie per Isaac, signori miei, praterie per Isaac, che poi sbaglia completamente il tocco, gli rimbalza male il pallone, sbaglia completamente il tocco, attenzione a questa Atalanta che ora sta pressando pesantemente, 2 minuti di recupero, il primo se n'è andato, attenzione, Ambrabacci Ciccola non deve perdere il pallone adesso il Venezia, che è in una zona di campo molto rischiosa, però riesce a girare con una serie di passaggi aggiustati, bene, è finita, signori miei. Partita combattuta ma bella, bella. Complimenti all'Atalanta che non ha mollato un centimetro. Comodino va a salutare Gasperini, gli fa i complimenti. Saluta il pubblico atalantino e i suoi tifosi del Venezia sulla curva. Detto questo, signori miei, altri 3 punti portati a casa. Bella così, mamma mia, questa è stata sofferta. Questa è stata sofferta, questa è stata una bella partita. Detto così, ragazzoli, andiamo a farci le interviste. Vediamo se ci dice che ha fatto la Juve. No, ci dice solamente che la partita prossima, la partita di campionato sarà Sassuolo-Lazio. Ma non ci dice neanche che risultato c'è stato fra Sassuolo e Lazio. Complimenti. A me interessa la Juventus, sinceramente. Però dai, facciamoci queste interviste. Le domande saranno Ringraziamo sempre le il mister stesse. per aver Castagna è accettato stato il di migliore in rispondere per campo. le Castagna è domande. straordinario. Avete i giocatori giusti per continuare la striscia? Abbiamo i giocatori giusti. E l'ultima domanda? Non lo so. L'ultima domanda qual è? È merito dei ragazzi. L'Atalanta si è risparmiata. Ma che stanno a dire? Abbiamo Ci hanno fatto vinto. due Grazie del suo polpette. tempo. E si sono risparmiati. Ma ci vuole coraggio. Attenzione, campionato. Mamma mia, mi era preso un colpo. Ho detto che abbiamo superato la Juventus. Invece c'è una partita in meno la Juve, raga. Messi si lamenta. Messi, ma hai giocato in Champions 3 giorni fa. Ma di che ti lamenti a fa? Ragazzoli, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video contenuto nei prossimi giorni. Bella, raga. Ciao.